Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione personale. Infatti, entrambi vi diciamo buone feste! Visto che siamo in periodo natalizio, visto che si cominciano a fare regali, perché non parlare del regalo perfetto? Il regalo perfetto non è scienza aerospaziale, come dicono gli americani non è rocket science fare il regalo perfetto, però può essere molto difficile. Io, per esempio, sono abbastanza semplice da gestire, in realtà basta regalarmi un orsacchiotto per farmi contento, o guarda il mio indirizzo del fermoposta. Ma scherzi a parte, se voleste farmi qualche regalo, vi lascio sul doobly-doo il link alla mia wishlist di Amazon e di AliExpress. Con il consiglio, prima di comprare qualcosa su AliExpress, contattatemi, perché di alcune cose può essere necessario semplicemente conoscere la misura, per esempio delle magliette, ma di altre cose, per esempio in questo momento c'è un ponte radio che vorrei regalare alla Protezione Civile, non basta semplicemente ordinarlo, bisognerà fornire al venditore le informazioni, la scheda tecnica per programmare questo ponte radio, quindi non basta semplicemente comprarlo, anche se so che nessuno comprerà 300 euro di ponte radio per farmi un regalo di Natale, ma questo è un altro paio di maniche. Scherzi a parte, fare regali non sarà magari, appunto, scienza aerospaziale, ma oggi voglio presentarvi uno scienziato aerospaziale, un rocket scientist, e non è per sparare un titolone, voglio presentarvi un ragazzo che ha lavorato per la NASA. Per cui cominciamo, sigla! Lui è Mark Rober, ha lavorato al JPL e ha lavorato al rover Curiosity. Prima di continuare, link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, se non lo conoscete andate, iscrivetevi. Alcuni suoi video sono finiti in tendenza per la grandissima simpatia e solarità di Mark e per i contenuti molto interessanti e molto d'effetto. Fa degli esperimenti scientifici, fa delle cose basate sull'idea di essere un bravo ingegnere, di costruire ciò di cui c'è bisogno per poter realizzare qualcosa, ma è riuscito anche ad avere delle idee veramente molto interessanti e divertenti, e ve ne voglio parlare oggi. Infatti in questo momento invernale, freddino, vogliamo andare a ripensare un po' all'estate, al caldo, alla piscina. Parliamo delle piscine, parliamo dell'acqua delle piscine, parliamo del fatto che tantissimi ci fanno pipì dentro, cerchiamo di essere realisti. E quindi quanta pipì mediamente c'è dentro una piscina? E lui ha trovato una soluzione scientifica, una risposta scientifica per determinare qual è la quantità media di pipì presente all'interno di una piscina. Che non solo è un video molto interessante, ed è il primo video che vi segnalo, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, ma contiene tutta una serie di nozioni, piccole e grandi curiosità. Già il metodo utilizzato è veramente molto intelligente, considerate che no, non si tratta di misurare la quantità di urea presente nell'acqua, e c'è una situazione che concerne il cloro, la clorazione dell'acqua della piscina e l'odore. Ma non vi faccio spoiler, quindi andate e date un'occhiata a quel video. Ora, continuando a parlare di curiosità scientifiche, di un modo molto simpatico e divertente di applicare il metodo scientifico, ritorniamo un attimo indietro al periodo del lockdown in primavera, e quindi alla necessità di passare il tempo in casa. Mark si inventa un modo per passare il tempo, mettere una piccola mangiatoia per uccelli, che è una attività interessante finché non si mettono in mezzo gli scoiattoli, e cominciano a essere talmente disturbanti che lui vuole trovare un sistema efficiente per tenere gli scoiattoli lontani dalla mangiatoia per uccelli, tanto da arrivare a un video che, adesso che ve lo segnalo, ha una cinquantina di milioni di visualizzazioni, è di un divertente più unico che raro, ed eppure non solo è di grandissimo intrattenimento, ma è anche un interessantissimo sistema per imparare tante cose sugli scoiattoli, sugli animali da città, eccetera eccetera. Quindi il secondo video che vi segnalo è come costruire una mangiatoia per uccelli a prova di scoiattoli, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, vedrete che sarà molto molto divertente.
niente. Lui è Mark Rober. Prima di continuare segnalandovi il suo terzo importante video, voglio segnalarvi di andare sul suo canale, iscrivetevi se non l'avete già fatto, e vi segnalo, ma li trovate solo in descrizione, un altro paio di video molto molto interessanti. Uno, piuttosto datato, è del 2012, ci fa vedere la reazione di Mark all'atterraggio su Marte, a martaggio, del rover Curiosity, a cui ha lavorato anche lui quando lavorava alla NASA. E un altro video molto interessante che riguarda il chiedersi quanto le persone siano oneste e che ha a che fare con 200 falsi portafogli, ma non molto falsi come si possa credere, che sono stati distribuiti, buttandoli per terra come se fossero stati smarriti, in diversi posti degli Stati Uniti, un paio persino in Canada, per vedere quanti venivano restituiti. Date un'occhiata a questi video, date un'occhiata al canale di Mark perché è di grandissimo intrattenimento, e veniamo al terzo video che vi voglio segnalare, che in fondo ha a che fare anche con i regali di Natale. Moltissimi youtuber a Natale fanno il loro video special di Natale, Mark da 3 anni a questa parte, per fare questo special di Natale, ci parla di un regalo a quei simpaticoni che arrivano nell'ingresso di casa vedendo un pacco lasciato lì da un corriere e lo fregano. Il regalo è una glitter bomb, ovviamente. Solo che è facile costruire una glitter bomb, non è che ci voglia tanto. Prendi, che ne so, come aveva indicato House Old Decker, una scatola di cartone, ci metti dentro un palloncino bello gonfiato ripieno di glitter, e fai in modo che appena si apre uno dei due lati, tira con lo scotch il palloncino su uno spillo e giù glitter dappertutto. Ma lui no, ci va in maniera più scientifica. Prima di tutto, oltre al glitter, con una interessantissima essenza, un liquido che porta il buon profumo di puzzola dentro casa, e inoltre con delle telecamere e un tracciatore GPS per accertarsi di chi sia la persona che ha fregato la scatola e che cosa gli succede dopo averla fregata quando la apre. Quindi il terzo video che vi segnalo è la Glitter Bomb 3.0, è il terzo anno che fa questa glitter bomb particolarissima, e ci sono anche gli altri due precedenti a cui potete dare un'occhiata. Comunque, la glitter bomb 3.0, video linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, vedrete un po' tutta la tecnica che mette in piedi Mark nel realizzare questo che vuole essere un passatempo, eppure diventa qualcosa di molto di intrattenimento, eppure anche molto interessante come metodo scientifico, come metodo di pensare e costruire una soluzione. E veniamo ai regali. Tralasciando appunto il regalare in giro glitter bomb, evitatelo se non volete che i vostri amici vengano sotto casa vostra con dei forconi, possibilmente. Piuttosto parliamo di fare il regalo perfetto. Ora, è sempre difficile riuscire a fare il regalo perfetto. Io per primo, pur essendo un orso, riconosco di essere tendenzialmente una capra a dover scegliere di fare un regalo, anche se ogni tanto riesco, pensandoci bene, a trovare la cosa giusta per la persona giusta. Diciamo che tendenzialmente sono due alternative. Pensare al cosiddetto regalo utile, che è una cosa che va molto di moda in questo periodo, quindi regalare qualcosa che non voglia essere semplicemente un ricordo, ma anche qualcosa che si possa utilizzare facilmente, che possa servire effettivamente, e quello che può essere invece il regalo che è più un ricordo, più una cosa da mettere lì tipo soprammobile, che ricorda la persona che ha fatto questo regalo, che comunque è qualcosa di gradito, che comunque è qualcosa di abbellimento più che di funzionalità, quindi pensare più all'estetica che alla funzionalità, ma che comunque può funzionare. Io sono un grande applicatore della regola che, dove possibile, è sempre meglio il regalo utile. Quando poi c'è quello che c'ha veramente tutto, allora lì si comincia a pensare anche all'estetica, al regalo che può essere magari carino da vedersi, però riuscire a trovare l'utilità nel regalo può essere sempre qualcosa di molto molto funzionale. Inoltre, in questo periodo, obiettivamente, va molto di moda anche quello di avere appunto la wishlist magari su Amazon, oppure, visto che viviamo in un'epoca particolarmente tecnologica, l'abbonamento a 6 mesi o a 1 anno a un servizio di streaming. Può essere un'ipotesi interessante, alla persona che c'ha tutto quanto, dargli questa possibilità può essere anche qualcosa di carino, e appunto diventa anche quella categoria di regalo utile. Insomma, io sono quello che ritiene che il regalo più funzionale sia quello utile. Voi che cosa pensate? Meglio la funzionalità o meglio l'estetica? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DVBOTR.
Bene, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog. Se vi sono stato utile, allora vi invito a regalarmi un bel pollice in alto e una condivisione con tutti gli amici, anche su WhatsApp, Telegram o le altre app social. Iscrivetevi al canale, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vedete, anche questo è un regalo utile. Seguite inoltre il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Infine, se vi piacerebbe che io trattassi qualche argomento su Diario di Viaggio on the road, ditemelo in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, lui è Kent, entrambi vi diciamo, ancora una volta, buone feste, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!